Contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti neonatiche mille ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Teachmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. L'opinione espressa dai relatori non necessariamente rispecchia quella di Teachmill, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Teachmill UK LTD e Teachmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, siamo tornati dopo una breve pausa con gli ultimi due appuntamenti del mese di marzo, questo di venerdì, e poi ci sarà un altro lunedì alle 8:45 con me, ovviamente il mitico Tony Cioli Pubiani, che saluto. Prima di entrare nel vivo, il venerdì di solito vi faccio una brevissima presentazione del broker che rappresento, che è Teachmill. Teachmill è un non-dealing desk, significa che tutte le posizioni dei trader vengono girate direttamente ai nostri liquidity provider senza alcun intervento da parte del broker. La regolamentazione FCA UK, quindi i fondi sono segregati, separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. Non ci sono requote o limitazioni sulle strategie utilizzate, potete appunto utilizzare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio, eccetera. Grazie ai 10 server sparsi per il globo abbiamo una velocità di esecuzione che ha una media di 0,1 secondo, spread da zero con commissioni tra le più basse del mercato, e non ci sono costi né sui depositi e né sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei server di Teachmill a livello globale. Quello di Londra, North Virginia e Tokyo sono i principali. Potete controllare in ogni momento le condizioni di Teachmill, spread e commissioni incluse. Vedete che per la maggior parte del tempo sono tra le migliori del settore. Tra l'altro, abbiamo anche migliorato l'offerta di liquidità aggiungendo altri liquidity provider che hanno abbassato gli spread ancora di più. Grazie a queste caratteristiche, per 2 anni di fila Teachmill è stata premiata come miglior broker per esecuzione ordini. Allora, vado sulla piattaforma. Allora, apro. Ciao Tony, buon pomeriggio, come stai? Benissimo, benissimo. Buongiorno, pomeriggio a tutti. Questo è un webinar, come al solito, importante, importantissimo. Cercheremo di fare sempre molta educazione, approfittando anche delle particolarità che vedono questi mercati finanziari in questi giorni. E quindi, secondo me, la maniera più profittevole, no, più profittevole, il modo più intelligente di poter insegnare e cercare di essere così profittevoli e anche imparare le cose per evitare di correre degli errori e razionalizzare un po' le mosse che si fanno. Come sapete, ho già detto tante volte, io non credo nelle formalizzazioni oggettive che danno la possibilità di guadagnare in borsa attraverso le esecuzioni di pattern o di software magici o di regole magiche. Non è assolutamente possibile. Assolutamente chiunque dica questo è un millantatore, o una persona scorretta, una persona in buona fede, non intelligente, o una persona in buona fede ma poco esperta. Che evidentemente, se ci fossero dei trucchetti oggettivi che funzionano, chi è il detentore di questo trucchetto sarebbe una delle persone più ricche al mondo, se non la persona più ricca al mondo, e gli altri sarebbero tutti poveri. E quindi questo ragionamento dovrebbe tagliare la testa al toro. Invece l'adattabilità e l'inventiva e la sensibilità che deve avere un trader, secondo me, l'elemento vincente, l'adattabilità si ha solo se si conoscono, se si ha esperienza e se si conoscono varie regole. Detta questa, in questo clima in cui tutti ci troviamo,
intitolerei, non l'ho messo perché può essere interpretato male, però sapete che sono un po' originale. Io titolerei questo webinar Tradare con il clima di coronavirus o nel clima di coronavirus Tradare. Evidentemente non lo posso scrivere in bacheca perché poi ci sono sempre i buonisti ben pensanti che interpretano male e che non ho voglia di incontrare nella mia strada, mi dà un fastidio, specialmente in questo momento. Ma evidentemente se siamo qui dobbiamo capire qual è la situazione. Secondo me, capita la situazione, si possono anche trarre dei consigli che possono dare i suoi frutti e questo è il mio scopo, quello divulgativo, efficace. Ma non mi sentirete mai a raccontarvi una regoletta che funziona sempre. Certo, di regolette ce ne ho anch'io, però diciamo che hai qualche probabilità in più, magari, ma no, non certo garantiamo il guadagno sicuro. Tradare il coronavirus perché? Perché siamo in un clima, in particolare il clima di quello italiano, dove abbiamo il maggior numero di casi di decessi al mondo. E dove abbiamo delle regole nuove, o almeno nuove per i meno esperti. Ad esempio, il blocco tassativo imposto dalla Consob di shortare un elenco di azioni, boh, praticamente tutte le azioni che conosciamo. Però da lì, se andiamo a leggere più approfonditamente, noi vediamo che oltre alle azioni non è possibile anche c'è un'estensione di tradare derivati e credo ci sia anche riferimento ai CFD. Dico bene, anzi, Giuseppe, approfitto di te perché io voglio sapere se puoi shortare FTSE MIB con il CFD. No, non si può shortare. Noi addirittura abbiamo messo solo in modalità di chiusura ordini. Ecco. Quindi non, praticamente è diventato intradabile. Quindi solo chi Oh. ha delle posizioni può chiudere. Va. Infatti, su questo già, Tony, io forse ti anticipo una domanda che vedo che è stata fatta sulla chat, è che se secondo te queste vendite allo scoperto siano arrivate un po' tardivamente rispetto alla caduta del FTSE MIB e se questo un po' possa impedire future ripartenze rialziste per le famose ricoperture che i ribassisti fanno quando appunto il prezzo magari va contro la loro posizione, quindi sono costretti a ricomprare. Esattamente. Dunque, Savona o organismi Consob sono arrivati l'altro ieri, 2 giorni fa, a bloccare addirittura per 3 mesi l'apertura di posizioni nette di carattere short. Cosa vuol dire? Operazioni speculative che non prevedono la chiusura, non prevedono un sottostante da difendere e quindi io lo interpreto largamente, io le so interpretare, addirittura io ho chiamato i Wubank a dargli la mia interpretazione perché anche i Wubank, io lavoro con loro, si fida di me e hanno visto questo testo un po' arzigogolato, non comprensibile, non chiaro, non c'è scritto da nessuna parte, è vietato shortare il FIB, è vietato, no. C'è un'interpretazione dove si parla di 20% del paniere rispetto a determinate azioni, ma è ovvio che il FTSE MIB ha i 40 titoli più importanti, per cui questo 20% evidentemente non consente anche di shortare il FIB, se uno non ha però in contrapposizione qualche cosa. Quindi, secondo la mia interpretazione, che dovrebbe essere valida, ma non c'è mai per me, ovviamente, non è che Savona o quei parrucconi della Consob siano dei giocatori o abbiano, fanno le regole, ma non hanno quella sensibilità che può avere un trader di esperienza, quindi scrivono molto male, lasciano delle interpretazioni, ognuno dalla sua, e quindi purtroppo non ci aiutano. Hanno messo un pezzo di carta che non si capisce niente. Scritto in maniera da cane, scritto da dei professori che
che evidentemente non conoscono bene che cos'è un FIB, un mini FIB, o qualche cosa. Però sostanzialmente, quando si capisce che loro non vogliono che ci siano posizioni speculative negative, nette, short, ovvero avere un qualche cosa di venduto senza che ci sia il corrispettivo sottostante comperato. Quindi io interpreto che se uno avesse, ad esempio, un giardinetto con qualche azione, un po' di Eni, un po' di Intesa Sanpaolo, anche un po' di Enel, questi giardinetti che uno ha in quel portafoglio, potrebbe dare, per proteggerlo, a seconda dell'entità del giardinetto, un mini FIB, due mini FIB, tre mini FIB. È chiaro che se hai mezzo milione di euro di titoli azionari italiani, potresti arrivare fino a dare 12 FIB. Sappiamo che un FIB sono 5 euro a punto, per cui sono 76.000 euro a contratto. Mini FIB sono circa 15.000 euro a contratto. E questa è la prima cosa che vi dico. Quindi, perché ve lo dico? Perché io tranquillamente posso cliccare, io posso cliccare e aprire una posizione short sia col FIB sia con le opzioni e con tutto. Tikmill ha deciso, per evitare dei guai, tanto con i CFD è difficile che uno abbia un portafoglio importantissimo di azioni da tutelare, hanno chiuso. Il Nubank non se l'è permesso, perché ad esempio in questo momento no, perché mi ero liberato da tempo, però potevo essere io con un giardinetto di titoli in portafoglio, e quindi per volerlo proteggere non sarebbe stato neanche corretto non farmi neanche vendere un FIB a protezione, visto che il future poi nasce per quelle esigenze. E questo è quanto, per cui io sconsiglio, lasciamo chi può operare. Io sapevo che il Nubank ti lascia shortare, Banca Sella ti lascia shortare, WeBank ti lascia shortare. E quelli che hanno la possibilità, o qualche altro CFD, Tikmill giustamente lo ha vietato, ha tolto il tasto se non per ricomprare le posizioni precedenti, ma che vuol dire non poter shortare. È ovvio che se uno ha una posizione long, quella la può dare via. E questo fa Tikmill, e forse si cautela e cautela i suoi clienti. Perché? Perché la Consob è cattivissima. Vi racconto queste cose, sappiate che la Consob è cattivissima. È cattivissima. Arrivano delle multe, hanno i tabulati, senza pietà. Ci sono anche dei contenuti penali. Ti arriva la multa, è un'ammenda penale, paghi subito, molto. Va bene, se non paghi, poi c'è il processo, eccetera, eccetera, eccetera. Cose costosissime, per cui modello secca americana, io vi sconsiglio di fare dei tentativi se riuscite a farlo. Questa è la prima cosa che vi dico, tra l'altro, in clima di coronavirus. Se vogliamo, oggi io so che Giuseppe Ciericola è un gentiluomo, però facciamo una lezione globale: si può invece comprare un certificato leva short. Si può comprare un certificato leva short, perché è un ETN o un certificato, è un strumento che non è nell'elenco. Non c'è. C'è il CFD, ma non c'è il certificato. Per cui io ho provato a vedere se uno può. In alternativa ci sono certificati, c'è quelli Fontobel, sapete che io lavoro con loro, che sono disponibili. Io personalmente l'ho guardato, il liquido, e altri certificati leva short, ETF o quello che volete. Questo è già il primo consiglio. Veniamo alla domanda: cosa ne penso io? Non lo posso scrivere pubblicamente, qui siamo in famiglia, anche se cresciamo sempre di più, ma mi prendo la responsabilità di quello che dico. No, è stato una sciocchezza enorme per me. Vi spiego perché. A mio avviso, perché innanzitutto è stato decisamente tardivo, cioè non puoi presentarti a 14.400 perché i CFD valevano 14.400 la notte che hanno preso questa decisione. In after hour lottavamo intorno ai 14.500, 14, insomma, non ti puoi presentare a listino smezzato a disincentivare la speculazione professionale ribassista a fare operazioni nette negative. Perché? Perché quando il mercato ha recepito e la speculazione è entrata, e sono usciti in tanti per ovvi motivi, evidentemente il prezzo, quando dimezzi,
già contiene tutti i rischi del caso. E quindi, paradossalmente, io ho detto per scherzare dall'altra parte, tra i due, magari fai pure un favore alla speculazione, che uno va a colpire, magari un Enel lo va a colpire con un CFD, un FIB a 14, poi magari fanno la manovra, come è successo, fanno la manovra a sorpresa della Fed e poi della BCE, te la piazzano la sera, e io ho fortuna che non potevo essere short, io che sono un brutto, cattivo shortatore, ho risparmiato, grazie Consob. Ma questo ha danneggiato non tanto a me che mi ha favorito che non ho shortato, ma ha danneggiato chi era a rialzo che non ha potuto usufruire, magari col loro FIB a rialzo e TIR a rialzo, della reazione tecnica di coloro che avrebbero potuto, se si trovavano short, dovevano obbligatoriamente ricomprare. Per cui si scordano questi, si scordano che chi shorta può anche perdere, perdere molto. Perché deve ricomprare quello che è shorta, per cui non è che sia sta gran furbata. Vi spiego ulteriormente una cosa, perché me la sono preparata a questo discorso. Dunque, quando avvengono dei cataclismi in via naturale, secondo me è anche giusto tutelare il risparmio, i risparmiatori e cercare di disincentivare o di bloccare la speculazione professionale, è giusto. Perché può fare delle azioni concertate, intelligenti, diciamo intelligenti, feroci, intelligenti. Se uno fa il trader deve fare le proprie valutazioni, non deve fare il pseudo moralista perché altrimenti non fa il trader. Ma se uno fa il trader, secondo me, può shortare. Se, non è che deve rispettare, cioè, sono stupidaggini, anche perché si perdono un sacco di soldi shortando. Se l'avessero fatta il primo lunedì, martedì, c'era 2 o 3 giorni che l'aveva chiesto anche Tamburi, ad esempio, o l'aveva chiesta anche. Allora, subito con l'indice ancora 22-23, tu blocchi la speculazione che ti fa crollare i prezzi, lasci il tempo ai risparmiatori di fare i propri ragionamenti, che probabilmente approfittano del fatto che la speculazione non può rompere i prezzi e piano piano consenti, dai, 2, 3, 5 giornate in cui blocchi e poi dici, bene ragazzi, per una settimana blocchiamo la speculazione ribassista. Quindi il mercato si adegua tra investitori e escludi la speculazione professionale. E il mercato assumerà dei prezzi corretti secondo i valori di mercato, per cui chi avrà le sue Enel, le sue Generali, le sue Banca Intesa, le sue Unipol o tutti i titoli italiani, le UniCredit, quello che volete, deciderà secondo le leggi del mercato naturale di vendere, e c'è chi sarà, ovviamente qualcuno che compra, che trova dei prezzi convenienti, ci sarà sempre, perché parliamo di mercato, ricordatevi che i venditori corrispondono sempre ai compratori. E se ha un qualche cosa di fisiologico, probabilmente è anche una cosa sana perché consenti anche agli investitori di fare i propri ragionamenti se temere o no. Mentre se lasci le gabbie aperte, arrivano come degli assassini. E la speculazione professionale ti abbatte tutto del 17%, del 14%, e effettivamente l'investitore che non è lì alle 8 del mattino a cliccare o alle 9 sui book, viene penalizzato perché la professionalità fa sì che lui venda un pochino meno. Ma farlo dopo un 17%, farlo dopo un mese con i prezzi addirittura a 14,4, vai innanzitutto quasi a graziare gli shortisti, perché poi quando vai a shortare a 14.000 non è come andare a shortare a 21, 22, 23, 24. Può darsi benissimo che hai ragione e vada anche a 13, però voi capite che i rischi sono molto differenti. Ma questo lasciamo perdere. Impedisci per 3 mesi il mercato ad avere la sua elasticità naturale, la sua elasticità fisiologica. Siccome io, chi lo sa, è da metà degli anni 80 che sono dietro queste cose, ogni volta che c'è stato il blocco delle vendite allo scoperto, e c'è stato qualche volta, ma non così lungo, il mercato ovviamente cambia connotato. Innanzitutto, poi su FIB non è mai successo, c'è stato sui titoli. Perché?
Perché evidentemente io se gioco a ping pong o se gioco a tennis e mi bloccano la possibilità di colpire di dritto e posso darci solo di rovescio o solo di colpire di rovescio, ma non posso dare di dritto, non partecipo, non partecipo, non partecipo. E così vi assicuro che non partecipano i grossi trader, non partecipano perché evidentemente metterti lì e a scucchiaiare da sotto quando sai che bene o male non c'è nessuno, perché il vero longhista in queste situazioni, a me piace prendere il coltello che cade su tutte e boiali, il coltello che cade mai, tutte le... mi piace, perché se hai le palle di aspettare 1, 2 ore, 2 giorni, prima o poi hai il colpo di scena della Fed, il colpo di scena della BCE, il colpo di scena che trova un vaccino, e la propulsione enorme e il guadagno enorme che fa chi rischia il long ce l'ha grazie agli shortisti che vanno a ricomprare. Quante volte avete detto? È un mercato di ricoperture, sono scattate le ricoperture, UniCredit più 10%. Questo purtroppo lo eviteranno, perché evidentemente nessuno andrà a insaccarsi short in maniera equilibrata, per cui il mercato rimane così floscio, dove qualcuno ovviamente proverà long se quelli che hanno i titoli si stuferanno, i fondi, eccetera, e venderanno i loro titoli magari presi troppo, ma viene un mercato brutto, perché la speculazione, contrariamente a quello che si crede, è la linfa del mercato, cioè senza speculazione non c'è attrattività, i prezzi rimangono, vedrete che schifo che c'è. E alla lunga il mercato diventa meno attraente, nessuno entrerà lì e i titoli andranno a scendere in maniera quasi matematica e fisiologica ogni giorno, escluso questi 2 o 3 giorni dove abbiamo avuto blocco delle vendite allo scoperto, manovrona BCE, manovrona Fed, manovrona delle altre banche centrali, e dove l'artificialità del mercato ha fatto sì che ci sia stata un appenosissimo rimbalzo, ma vi assicuro che se c'era la possibilità di shortare, magari c'era qualcuno che si intruppava, e a me è successo di essere insaccato short, spessissimo, con dei mal di cuore andavo a comprare e contribuivo a gratificare chi era short. Purtroppo questa situazione non la vedremo. Se poi è di 3 mesi, tra un mese, non tra 3 mesi, tra un mese il mercato italiano possono anche chiuderlo, perché dal momento che su FIB uno non può andare solo long, uno c'è una volta long, due long, però poi se gli scende non c'è nessuno che, cioè, diventa una roba sfittica, loffia, bruttissima, lenta, senza particolari rialzi, e vedrete come sicuramente il mercato italiano tenderà a essere meno elastico degli altri, cioè nelle giornate brutte, magari tendenzialmente più 1 più 2, e gli altri faranno più 4 più 5, ma nel lungo periodo questo mi ci metto la mia professionalità, metto il mio nome, se uno dice il contrario mio è un cretino, scusate questa supposizione. Nel lungo periodo, cioè tra 3 mesi, il valore delle azioni italiane dopo 3 mesi di blocco dello short sarà quello che deve essere, non ci sarà né dei valori più né dei valori meno, quindi bloccano la liquidità e rendono qualche cosa meno interessante. Tra i due, io se dovessi fare la scommessa, tra i due, tra 3 mesi il mercato privo di short avrà un valore inferiore, cioè alla fine tra i due fa peggio perché il mercato è meno attraente. Questo è quello che penso. Come comportarsi? Poi smetto. Come comportarsi? Secondo me ci sono i certificati leva, quelli di tutte le marche, scegliete quelle, basta che scrivete certificati leva o ETF leva, che mi sembra almeno che non abbiano bloccato, al momento non li hanno bloccati, per cui uno sostanzialmente sta può fare con questa roba qui, e può, se vuole tutelare delle posizioni, ha un'idea che qui col coronavirus non si esca più e sia un disastro, può replicare l'indice in quell'altra maniera lì. Io ne ho uno qui, non lo dico per rispetto, ma
potete immaginare quale sia, ma va benissimo anche UniCredit, va benissimo Intesa, va benissimo BNP Paribas, va benissimo IMI, vanno benissimo quelli che volete. Sostanzialmente uno ha quel modo lì di potersi difendere finché non riapriranno i boccaporti. Tutto qui. Perfetto Tony, oppure qualcuno sceglie, ma l'hai detto anche tu, di spostarsi su altri indici dove le contrattazioni sono possibili senza problemi, vedersi il DAX e i titoli americani dove non c'è alcun blocco e quindi anche con TICMIL si possono shortare. Il discorso di chiudere poi sull'Italia è proprio dovuto al fatto che venendo meno la liquidità, quella poi si ripercuote anche su prodotti che magari non hanno tutta quella liquidità come possono essere i CFD e quindi per evitare aumenti di spread allucinanti si decide di chiudere in modalità di sola chiusura su questi indici che vengono definiti secondari. Allora Tony, io ho un po' di domande. Intanto faccio il complimento a Roberto perché ha chiamato uno short sull'Italy. Chiamato alle 16:21, ti dice Tony se vuoi shortare il MIB è il momento giusto, così Roberto ha scritto alle 16:21. La parola mia più, io in questa situazione qui, io Roberto sì, io ho fatto un certificato, però non in questa situazione qui è evidente che un 15,5 dopo che abbiamo visto 14.000 e poteva essere meno, fisiologicamente se shorti sei in vantaggio. Questo è un assurdo, io non dico che andrà giù per forza, io mi auguro di no, perché qui siamo tutti, mi auguro, cioè devo fare, allora facciamo così, io faccio una premessa, perché dopo io sono dispiaciutissimo di questa situazione, sono triste e tutto quello che è immaginabile essere, lo sono, è inutile che faccia, però detta questa facciamo il trade. Lo dico perché lo so benissimo in queste situazioni, ho visto le due torri, ho visto Lehman Brothers, ho visto un crollo in 87 spaventoso, ho visto varie crisi qui, poi c'è sempre il moralista, io non speculo sui morti, io non speculo qui, io non speculo là, quello mi ha rotto, non mi interessa, io faccio questo, è come il becchino che gli dice ma guarda questo che prende i morti e guadagna sui morti, cioè è uguale, insomma io devo fare le mie valutazioni. E per cui fatta la premessa che sono addolorato come tutti, parliamo da trade. Sì, evidentemente qui hai un vantaggio oggettivo nello shortare un qualche cosa che non è shortabile. Ecco qual è il mio consiglio. Quindi un ETF short, un certificato short, un CFD quando c'è Rico la convincerei i suoi capi a poterlo a poterlo si sposta sul tasso. No, scherzo perché tu sei un gentiluomo, però io faccio un webinar per TICMIL e devo parlare di cose che non c'entrano con TICMIL. No, ma ci mancherebbe, sono comunque informazioni. Sarei incompleto, per cui uno dice faccio il webinar per TICMIL, shortate il certificato UniCredit, comprate il certificato short di UniCredit, fa un po' ridere, però noi facciamo informazione. Questa è un'idea che ho avuto anche grazie a una chiacchierata che ho fatto stamattina, è venuto in effetti il certificato ti può supplire. È un vantaggio perché bene o male è lento il mercato, però tutto sommato secondo me questa azione, questa delibera più le banche centrali fanno sì che ci sia stato un rimbalzo. Cosa ne penso? La delibera, questo rimbalzo è destinato a affievolirsi in qualche giorno perché non essendoci la forza propulsiva degli shorter, che in certi momenti è esplosiva ed è ancora più importante di quella dei buyer, e questo ve lo metto per iscritto, ma lo sapete tutti, guardate solo UBI che era il titolo più shortato d'Italia un mese fa quando hanno fatto la OPS, Banca Intesa su UBI, a parte che lo sapevano è andato da 2,93 è arrivato a 4,50, ma perché? Perché c'era il 5% del capitale short. Cioè, se non c'era nessuno short, UBI andava, ma non andava a fare quelle robe, no? Che c'entra 4,5 euro UBI, che adesso quanto è UBI? Manco lo so, adesso non lo sapevo neanche, per cui sarà sotto i 2, sarà andata UBI. Per cui vedete un po' la spiegazione. Quindi, dal punto di vista operativo, secondo me, avendo fatto questo blocco,
I trader bravi che vogliono investire, io sono un investitore, come sapete, insomma, do anche consigli da investitori. Secondo me, uno può aspettare qualche giorno perché tutto sommato non dovrebbe scappare via niente. Colpa della Consob, non scappa via niente. Non scappa via niente perché non c'è lo short e quindi andiamo avanti. Poi, Perfetto. no, ecco, poi ha detto bene te, ci sono, qui uno mi scrive che anche nella nota della Consob si parla un po' in maniera ambigua di Eurex, però che la Consob vieti di shortare Eurostoxx e DAX, mi sembra assurdo, ci penserà l'Eurex a informare i broker e i cosi di vietare lo short su DAX e Eurostoxx. Io vado a sensazione, no? Perché mi sta scrivendo un ragazzo e dice: guarda che c'è una nota nei FAQ di Consob su Eurex, però insomma che non si possa shortare il DAX, che i tedeschi, che gli italiani dicono non il DAX, qui saremmo proprio al cinema. Dimmi pure, scusami. No, infatti non ci sono limitazioni sul DAX attualmente con TICC 1000. Allora, Roberto diceva il trend di breve su un MIB è buy, ma c'era una scalpata short. Sicuramente Tony non ha bisogno dei miei suggerimenti, quindi poi ti fai complimenti, Roberto. Però ci sono un bel po' di domande. Cerco. La scappata short ci sta perché abbiamo 500 punti in più, avevamo 5 di quello che doveva essere, per cui oggettivamente era vantaggioso. Il mercato non è più equilibrato, è alterato. Scusa, anticipo questo, poi fammi la domanda. È alterato, l'ho detto, dalla Consob, ma dura qualche giorno. La seconda alterazione dalle banche centrali. Perché? Perché le banche centrali, questo deve essere chiarissimo, possono alterare il mercato con la droga e con i miliardi o i centinaia di miliardi che mettono sulla pista. Ma questi a regola ancora non vanno sulle azioni, vanno sulle obbligazioni. Quindi lo spread e i BTP si avvantaggiano, i debiti pubblici respirano e quindi il sistema va bene. Ma purtroppo queste sparate vanno benissimo in questo momento. Io sono sempre contrario, però in questo momento dove siamo tutti estremamente in affanno, va bene provarci, va bene provarci. Brava BCE, brava Lagarde, bravo Trump, brava la Fed, va bene. Però ricordiamo, e qui torno il trader cattivo, che questo è un sostegno solo all'economia finanziaria, ovvero a chi ha azioni, le banche, ai BTP, alle obbligazioni, ok, importantissimo, ma non è un sostegno all'economia reale. L'economia reale, il sostegno l'avremo con le manovre di politica fiscale che faranno i governi, in particolare sembra la Germania. Allora questo può portare su molto, ma molto le borse, ma non certo le sparate da 7.000 o 100.000 miliardi delle varie banche centrali. Sono occasioni strategiche di short, nel senso che sul rimbalzo uno lo lascia vedere, poi tecnicamente quando lo ritiene opportuno, shorta, perché è un tampone, ecco, un tampone. Ma la situazione di merda in cui ci troviamo, purtroppo, un trader la deve conoscere, io sono qui che mi metto le ansie a guardare i notiziari, sembra non muoversi, quindi il mercato si è già visto di certi valori. Prima o poi dovrebbe rivederli. Speriamo che arrivi però una notizia buona o di regressione della malattia o di invenzione di vaccino o di miglioramento, che speriamo sia sempre dietro l'angolo. Ma non insaccherai i ribassisti, colpa della cosa. Scusa, vai. No, poi c'era una domanda che mi piace da parte di Dave e io già l'ho fatta sul il buy sull'S&P. Lui ti chiede, ma una scucchiaiata da sotto sull'S&P dai 2004 come la vedi, mago? Io l'ho già fatta, quindi la chiamo adesso. Non mi Adesso dispiace. si prendono e si sbagliano. Ti dico la mia idea, che una volta poi l'avevo sbagliata. Dunque, ti dico la mia idea. Adesso non prendetevi paura chi ha dell'operazione, perché è un'idea del cavolo di un cretino che parla, i mercati rimangono sempre imprevedibili, però io questa idea la devo dire. Allora, gli ultimi sabati e domenica, gli ultimi tre di sicuro, forse gli ultimi quattro, gli ultimi tre sono stati drammatici per chi aveva delle posizioni note. Scusate se sorride o sorriso, ma drammatici perché
Io mi ricordo che volevo shortare il Nasdaq perché c'era stata l'operazione Fed un'ora prima e sapevo che sarebbe smortata e purtroppo il mio broker non mi lasciava e doveva essere notte qui perché il mio broker apre mezzanotte, anche se alle 11 sera loro hanno deciso di aprire a mezzanotte. A mezzanotte era tutto bloccato a meno 5 da, partendo da più euro un po'. Allora, gli ultimi weekend sono stati veramente drammatici per chi aveva posizioni longhe. E venerdì scorso, cioè domenica scorsa precedente e domenica scorsa, e tutte e tre le volte c'è stato un gran tremolio, escluso l'ultimo, perché la Fed a mercati a 10 minuti prima dell'apertura dei mercati ha fatto un'operazione quantitative easing e di abbassamento del tasso di sconto di 4 volte, 4 mi sembra meno 1, tutto quello che poteva, e quindi la partenza è stata meno drammatica. Allora, questo lo dico, vedremo poi lunedì che ci vediamo. Non vorrei che tra gli operatori, venerdì all'ultima mezz'ora, ci sono anche le 3 streghe, le scadenze tecniche, ci sono state stamattina, senza grossi sballottamenti, per la verità. Anche il DAX è stato abbastanza composto nel casino che c'è adesso. Ho visto il Nasdaq, lo Standard & Poor's, grosso modo. Però io ho l'idea, vi do questa idea qui. Lo dico perché lo dico, non lo dovrei dire, è un atto di generosità perché mi metto in balia di una previsione, che l'ultima mezz'ora di contrattazioni la gente, scusate il francesismo, si cagherà addosso. Cioè, io avessi delle posizioni longhe il venerdì sera alle 11 di sera o a mezzanotte, non andrei proprio tutto soddisfatto per questo weekend che faremo tutti in casa con la primavera qui a Bologna, eccetera. C'è un clima bellissimo, eccetera. Per cui, attenzione però, c'è il colpo di scena. Il fatto che l'ultima mezz'ora potrebbe essere di realizzo, il fatto che possa essere, può darsi che siccome in borsa ti prendono in giro e succede sempre il contrario di quello che uno fa e di quello che uno crede, se, ed è una cosa che ho già detto 3 weekend fa, però non lo feci perché ho detto, se chiude tutto sui minimi, io faccio la spuchea da sotto. La volta che lo dissi 2 lunedì fa o 2 venerdì fa, non chiuse tutti sui minimi, anzi fui fortunatissimo perché l'ultima ora ci fu una bolgia rialzista il venerdì e io mi insaccarono con un Nasdaq, l'hai visto te Giuseppe, con 2 Nasdaq, mi insaccarono perché ci fu un rally per le voci della Fed che avrebbe fatto una manovra, solite voci scappate poi confermate. Però è rimasto short di 2 Nasdaq e mi ha aperto meno 10, per cui ho fatto meno 8, una cosa spaventosa. E quindi non sono andato long perché se oggi arriva ai fatti, perché ci divertiamo così, ci dovesse essere lo squeeze, che insomma, squeeze, un po' di tremolio tra i detentori di posizioni long che vogliono stare un po' il sabato e la domenica tranquilli. Può darsi che, siccome fa sempre il contrario, io la scocchiata da sotto la faccio, ma la faccio se andiamo sui minimi alle ore 21, 21 e 15, ricordiamo che c'è l'ora legale, su mercati americani. Questa è la mia idea, però avete capito la coerenza. La gente l'ultima mezz'ora dice io non ci voglio stare, la scocchiata da sotto preferisco farla in questa condizione qui. Non che shorti adesso, più o meno sono fermo, un po' mi dispiace perché vedo che i titoli stanno scendendo, però insomma questa è la mia idea. Vai. Perfetto, noi l'abbiamo un po' anticipato io e Dave, però va bene, io tanto sono con pochi, con un contrattino, giusto per, diciamo, la gloria del long. Allora, ci sono un po' di domande. Roberto dice, con il clima di terrore che sta imperversando, pochi vorranno avere posizioni long aperte su indici nel weekend, è quello che dicevi, Tony. Bravissimo, chi è questo che l'ha detto? Roberto, Mauro. sì, Perfetto, anticipato. io l'ho anticipato, però se l'ha scritto senza sentire. Io ho questa idea qui, cioè io non ci starei mai. Allora, siccome non ci starei mai, vado a prendere un assettino per divertirci lunedì mattina, saremo insieme, vado a prendermi l'assettino sulla eventuale paura che c'è nell'ultima mezz'ora di contrattazione. Vai. Perfetto, allora aspetta che devo. Bravo Roberto!
Oggi Roberto in forma, eh? Bravo Roberto. Allora, Eros ti chiede buongiorno e grazie per questi servizi. Volevo chiedere al mago se la Fed ultimamente si sia messa sui book delle azioni USA per evitare il crollo. Grazie. Poi Vincenzo dice tenerci compagnia con le vostre perle economiche più spesso qualora fosse possibile, visti i tempi. Poi ci sono tanti complimenti per te, Tony. Vado un po' veloce perché mancano purtroppo 4 minuti, quindi vediamo se Vabbè, riesco. fai un extended, dai, se non devi scappare te, io ci sto volentieri, dai. Non ti preoccupare, io ringrazio. Facciamo altri 10, dai. Ottimo, ok, così poi rispondiamo a un altro paio di domande. Quindi Eros ti chiede, secondo te la Fed si metterà sul book delle azioni USA per evitare il crollo? Bravo Eros Marcus, lo conosco molto bene, ragazzo in gamba. Grande, io faccio nomi, cognomi, insomma. Io, il mio nome lo sapete, Cirico lo sapete, dai, no, Eros è forte, poi è simpatico. Sai che io me lo sono sognato stanotte? Io stanotte mi sono sognato che in maniera di nascosto cominciassero a entrare su qualche asset, tanto possono stampare a macchinetta. Ed è una cosa che ho detto proprio qui, mi hanno già richiesto da qualche commento, Tony, perché io ho detto, attenzione, se poi scende, 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 partirà l'acquisto sulle azioni. Allora, dal punto di vista delle regole, hanno fatto un elenco dove c'erano anche obbligazioni private, crediti ipotecari, mutui per le case, c'era un po' di tutto, però non c'erano le azioni. Per cui ufficialmente le azioni non le possono comprare, andrebbe detto, cioè che gli asset poi della Fed sono pubblici. Insomma, non è che poi se compri delle Amazon le puoi togliere. Per cui direi che ufficialmente no. Però io stanotte mi sono sognato che la Fed, o forse la BCE, perché dico 750 miliardi. Dico, teniamolo di nascosto, però si mettessero magari in maniera così a comprarli. Ovviamente è un sogno, un po' come dice Eros, è un'idea che ci balena in testa, credo che non l'abbiano fatto. Ricordiamo però che dal momento che tu metti un pacco di liquidità andando a ritirare obbligazioni a prezzi, il BTP, ragazzi, senza la BCE era sceso a 126, adesso è ritornato a 140, 14 punti del debito pubblico italiano, è una roba in miliardi. Se ci mettiamo a fare i conti, 14 punti, è vero che è tutto il debito pubblico italiano, non è solo BTP, ma è una roba di apprezzamento fantastica. E quindi io credo che in questo momento le operazioni della BCE siano più volte a comprare quello che dicono, perché altrimenti saremmo in un mondo un po' troppo esagerato. Però, e qui chiudo con un sorriso, lo dico con un sorriso, essendo in condizioni disperate, perché sto coronavirus, se te, tu guardi un'ora il telegiornale, io l'ho fatto prima di entrare in trasmissione, ti viene mille ansie e la verità si percepisce poco alla volta, ma non c'è ancora la luce del tunnel. Magari queste banche centrali hanno una deroga speciale e dicono: senti, se qui mandiamo anche a gambe all'aria tutti i mercati finanziari, mettiamoci con questi miliardi infiniti a comprare un pochettino nei momenti più tragici in maniera equilibrata un po' di azioni. E gli americani con trampone magari lo fanno. Non è un'ipotesi, è un po' fantascientifica, però se a me lo venissimo a sapere tra 6 mesi, non mi meraviglierei affatto. Per cui un accordo segreto dove comprano anche degli asset, perché ci sono dei momenti in cui io mi chiedo, ma chi le compra le azioni quando ancora erano così care, così? E allora non è quello che dice Eros, è un'ipotesi che avevo pensato anch'io. Credo di no, però in maniera molto seria. E Tony, a questo punto, perché allora non adottare magari un helicopter money per aiutare l'economia reale, visto che è l'economia reale che sta soffrendo in questo momento, e non aiutare sempre la finanza? Allora, vero, è una domanda giustissima. Io leggo tante cose, magari con fretta, poi faccio una vita strana perché ho tutta la famiglia a casa e mia moglie dorme con la bambina, l'altro lì,
crollo verso le 9 e tre quarti, 10, crollo e mi metto a leggere, crollo, poi mi risveglio alle 3, mi leggo qualche cosa, poi ricrollo, poi verso le 9, insomma. E mi sembra di aver visto però che in America vogliono fare qualche cosa del genere. Non so se è ufficializzato in che termine, però l'accredito, quasi l'accredito dei conto correnti, almeno d'altronde quando prendi tutti i lavoratori che non hanno, che non avranno e che non hanno un lavoro, lo stesso discorso dei 600 euro delle partite IVA è un discorso molto simile, io credo, no? Io credo che sia così, per cui qualche cosa del genere lo faranno senz'altro, quello che noi chiamiamo l'helicopter money, ovvero quello di sfruttare questa liquidità e di accreditarla direttamente nei conti correnti delle categorie che effettivamente ne hanno più bisogno. E rispetto a tutte le casse integrazioni che partiranno, specialmente sentivo in Lombardia, ma dappertutto, dappertutto, anche in Sicilia, dappertutto. E questa qui è una forma di helicopter money, perché dal momento che tu trasferisci della liquidità generata dalla BCE magari e li vai a dare a tutti i cittadini che non hanno lavoro, io lo chiamerei già helicopter money. E quello delle partite IVA, io adesso non ho capito, non ho voglia di andare a scartabellare perché sembra, cioè ci sono delle cose, io non le prendo, io ho la partita IVA, però forse rifiuto, lo rifiuto, lo rifiuto. Perché tutto sommato, insomma, se mi paga Fontobel, tutto sommato non ci sto rimettendo, cioè più o meno quello che faccio, non, sì, avrò fatto 2 o 3 eventi in meno effettivamente, per cui sono stato anch'io penalizzato, però è una parte residuale del mio business. Ma sembra addirittura che bisogna svegliarsi una mattina e mettersi lì col pulsante e i primi che riescono, tipo mio figlio quando comprava le cose di Suprema dagli Stati Uniti d'America 2 anni fa, che se fare questo business lo mettevi lì col click, una roba del genere. Speriamo mai sia mai in questa maniera. Per cui rispondo, dai, mi diverto a divagarmi. L'helicopter money è in qualche maniera sono già previste questo tipo di erogazioni sui conti correnti delle persone, sicuramente quelli che ne avranno bisogno, e mi riferisco a quelli che hanno perso il lavoro, cioè a mezzo mondo, a questo punto direi. Vedremo, vedremo. In America si parlava di 2000 dollari di assegno per cittadino americano. Esatto, vediamo perché così aiuteremo le partite IVA e dovremmo farlo anche qui perché 600 euro una tantum sono davvero poche. Allora, quante domande? Vediamo un po', non sarebbe più giusto fare, Alessio dice, non sarebbe più giusto fare un'azione comune in contemporanea, BCE e Fed, in modo da aiutare il più possibile senza evitare continue svalutazioni delle valute a seconda di chi compie per primo la mossa di liquidità. Tony, sempre il top. Tony, cosa ne pensi sul discorso appunto di un'azione combinata contemporanea di BCE e Fed? È Allora, difficile no, farlo. però dopo c'è nel commento svalutazioni competitive tra dollaro e euro, mi sembra aver capito, no? Nella domanda, senza, se ho capito bene, la domanda era anche riferita a una. Svalutazioni delle valute a seconda di chi compie per primo la mossa di liquidità. Esatto. Ma guarda, io credo che insomma le dinamiche, io credo che si parlino i banchieri centrali e in qualche maniera in questo momento insomma, cioè lui, la domanda è corretta, però fa riferimento più a quello che succedeva in passato, cioè non credo in questa emergenza coronavirus, perché effettivamente, specialmente Trump, ma anche la BCE, abbiamo cominciato. Noi, io mi ricordo qualche anno fa, ve lo ricorderete tutti, prima del 2012-2011, noi eravamo a 1,39, 1,38, 1,40 fisso contro il dollaro. Cioè, ci voleva 1,40 dollari per 2 anni per comprare un euro. E quindi noi, quando andavamo in America, io sono stato 2 volte in quel periodo, eravamo noi gli americani, perché con 100 dollari beccavi 140 euro e ti assicuro è tanta roba. Poi che è successo?
Draghi è stato bravissimo, ha convinto i tedeschi. Abbiamo fatto il quantitative easing che ha preso via a marzo 2015, ma i mercati che sono così intelligenti hanno cominciato a svalutare l'euro già dal 2014, esattamente da Jackson Hole agosto 2014, quando Draghi fece capire che si faceva il quantitative easing. E quindi adesso ci sono le battaglie. A chi svaluta per primo, parte Draghi, partiva Draghi, poi partiva Powell o la Yellen, poi Draghi, e quello che sta dicendo lui. Io credo che in questo momento, molto sinceramente, il mercato, cioè queste azioni delle banche centrali siano di sostegno globale per il proprio paese, ma non siano di natura competitiva, cioè l'intenzione, se abbiamo un'azione importante della BCE o un'azione importante della Fed come abbiamo avuto, siano proprio per questa causa qui, e non credo che il mirino fosse svalutare la propria moneta. Quindi abbiamo il mercato che fa sì che in questo momento il dollaro inteso come bene più rifugio al momento. Ma proprio perché viene rappresentato così. Poi c'è stata una gran vendita anche di commodity, e quindi meno male, in questi casi qui, quando c'è il deprezzamento del petrolio, eccetera, l'oro ritorna un po' una valuta in acquisto, perché si converte la commodity e si richiede quello che è il cambio, essendo denominate in dollari. Vendi il petrolio e richiedi che cosa? Il dollaro. Quando tu vendi il petrolio hai cash per cui chiedi dollaro, ma non hai più il petrolio. Questo è il motivo. Perfetto, Tony. Io direi che possiamo chiudere. Ti abbiamo trattenuto un po' più del solito. Ovviamente ti fanno tanti complimenti in chat. Uno mi piace in particolare, te lo leggo perché sapete che Tony purtroppo non legge, non so perché, forse non ha tutta l'autorizzazione su GoToWebinar, ma non legge i commenti, quindi poi i vostri complimenti si perdono. Pietro dice: Tony, mi piace che ragioni su fatti che influiscono sul mercato, ci consegna di capire e operare per ragionamento e non per disegni e grafici di fantasia. Grazie. Ma sì, io qui non voglio offendere nessuno, però cioè, Giuseppe Cericola, ovvio che mi vuole, mi fa sempre complimenti, ci tiene tanto a me, non è che lo devo spiegare a lui, però talvolta anche sentire, dunque, cosa faccio in questa situazione qui, cosa facciamo sull'Italia, attenzione, se regge il supporto a 14, finché tiene 15 e 100, va bene, ma monitoriamo con attenzione 15,100, poi si va a 13,8 e 12,2. Non è divertente, magari è più vero questo di quello che dico io, però che palle! Beh, io è quello che ho sempre il quintuplo del secondo di genere. Che palle! Cioè, che palle! Scusate, proprio io quando vi sento mi parli del petrolio finché c'è un milione di cose da dire sul petrolio, ci sono dei miei filmati. La Russia, l'Arabia Saudita, gli Shiloh, gli americani, tutto quello che è successo, e non puoi dire se finché a 20-20 poi se rompe si va a 15-80, però l'angolo, il setup, aspettiamo, monitoriamo, cioè basta, in questa situazione no. Per cui accetto molto volentieri il complimento e questa volta dico me lo merito. Grande, Tony. Poi parleremo magari anche sul petrolio lunedì, che vi ricordo alle 8:45 siamo di nuovo qui perché vedevo alcune domande, però ce ne sono veramente troppe e saremo qui un'altra ora. Però lunedì, appunto, alle 8:45 siamo nuovamente qui e daremo Sì. Benissimo. spazio anche a queste altre domande. Allora, grazie a tutti, co come sempre, e vi auguro un buon weekend. Grazie, Tony, il numero uno, come sempre. No, grazie. Abbiamo sfondato tutti i record del venerdì, ma anche del lunedì. Oggi ho visto tantissimi, e questo è quello. Io finché vedo i numeri che crescono e rimangono lì, vuol dire è il mio massimo della gratificazione. Io sono contento se vedo sempre i numeri. Quindi è questo, poi uno può dire quello che vuole, ma quello che conta sono quello. Io fossi un manager come Giuseppe Cericola, guarderei i numeri, le visualizzazioni, quello poi è bellissimo questo lavoro che faccio io, che è un lavoro, è un divertimento, chiamano lavoro eccessivo, che meritocratico, no?
Uno può parlare, dire sono bravissimo, sono un genio, io ho preso tutto, ho preso qui. Poi quello che conta sono le view e le persone che vieni a portare. E avendone tante, lo dico con orgoglio, io sono felicissimo di questo e ringrazio tutti voi dal Palato Fini. Ricordiamo che lunedì ci sentiamo, ricordiamo l'ultima mezz'ora. Non scuc Se scucchiaiamo da sotto, aspettiamo l'ultima mezz'ora, i motivi li abbiamo spiegati. Sembra che si stiano dirigendo, perché mentre parlo il Nasdaq è sul minimo delle ultime ore, il Nasdaq in particolare, e quindi dai, ci vediamo lunedì, parliamo di petrolio, che è interessante, mi studierò un po' di petrolio e di altre cose bellissime. Grazie, a lunedì prossimo. Grazie Tony. Ciao a tutti, buon weekend.